Ben ritrovati, benvenuti. Beh, siamo stati distanti un paio di settimane, ricominciamo con più forza e vigore a raccontarvi un pochino le dinamiche politiche, socio-economiche del territorio, della Sicilia occidentale in particolare, ma un po' anche della Sicilia intera, perché no, quando riusciamo, come nel caso di oggi, anche quelle a livello nazionale. Ho il piacere di ricominciare il ciclo di trasmissioni con Respubblica assieme al senatore Maurizio Vincenzo Santangelo, senatore del Movimento 5 Stelle. Ben ritrovato, senatore. Grazie Nicola e buonasera a tutti i telespettatori. Senatore, vedo che assieme non ci siamo colorati tantissimo, No, no, infatti io eh? diciamo che non amo moltissimo il sole, per cui lo prendo in maniera molto moderata. E poi mi sa che abbiamo entrambi lavorato comunque, sì, quindi altro sì. che estate di riposo, diciamo così. E allora, da dove iniziamo? Abbiamo praticamente quasi 10 anni da raccontare, certamente un po' l'ultimo periodo lo dobbiamo sviscerare in qualche maniera, a partire dal fatto che, lo dico io chiaramente, beh, il senatore Santangelo ha dimostrato di essere una persona seria e coerente, perché mentre tutti, molti altri, insomma, hanno fatto di tutto per continuare ad essere lì nel novero dei candidati al Senato, alla Camera, a qualche cosa. Come sapete, il Movimento 5 Stelle si è dato questa legge, questa norma, no? Di avere massimo due presenze in Parlamento, quindi due legislature. Di Maio ed altri, sapete, no? Hanno fatto qualche artificio per rimanere ancora candidati. Il senatore Maurizio Santangelo, senatore trapanese, ha rispettato pienamente ciò che aveva sottoscritto, cioè due mandati. Quindi dopo 10 anni, e mi sa che assieme a lui perdiamo proprio un senatore dalle nostre parti del luogo, il senatore Santangelo non sarà più candidato, quindi smetterà di partecipare da senatore certamente alle vicende politiche della nostra Repubblica Italiana. Quanto è pesato? Quanto è pesato? Lì bisognerebbe capire quanto vale e quanto può costare la coerenza. Nel mio caso, diciamo che è stata una cosa normale, perché è una regola che dal primo giorno ho sottoscritto, ho accettato, e se chiediamo a tutti quanti di essere più intransigenti, io credo che proprio la parte politica deve cominciare da se stessi. E allora è inutile darsi le regole per poi non rispettarle. Sono sincero, nel senso che si è aperto un dibattito anche all'interno del Movimento 5 Stelle, se questa regola fosse giusta, se era in alcuni casi corretto dare delle regole e magari consentire un terzo mandato. Se questa regola fosse stata derogata, io un terzo mandato lo avrei fatto, perché insomma a 50 anni sento ancora la carica e avrei sentito la carica per poter continuare questo lavoro. Così non è stato, quindi con la massima serenità. Io credo che questa esperienza importante di 10 anni nella mia vita debba terminare. Io mi auguro che anche le altre forze politiche possano nel tempo, ecco, ragionare su ragionamenti tipo questi. E poi soprattutto, Nicola, la coerenza. Se agli elettori abbiamo detto una cosa, io credo che quella vada fatta, vada mantenuta, soprattutto la parola. Siamo stati disabituati a rimanere co coerenti e allora rispetto a questo, ripeto, non sarei stato innanzitutto a posto con la mia coscienza, lo dico sempre, chi mi conosce sa che sono disponibile a fare la guerra a tutti e a tutti, ma non a me stesso. E poi soprattutto per l'enorme peso della responsabilità che gli elettori hanno dato, e tra questi moltissimi ci hanno votato anche per questa regola, quindi mi sembra corretto mantenerla, e con la massima serenità intendo rispettarla. Ciò non significa, attenzione, abbandonare la politica o il Movimento 5 Stelle, perché non è così, perché sennò faremmo troppo contenti molti dei detrattori anche locali, quindi lì state sereni, come O dice magari comunque qualche vostro preoccupatevi, amico. perché No, rimane qua a assolutamente guardare, a sì. fare Anzi, qualcosa. dico, sarò più presente a Trapani. E quindi saranno problemi di chi amministra non in maniera virtuosa questo territorio. Beh, la regola dei due mandati è uno dei punti cardine della proposta di governo, insomma, del Movimento 5 Stelle con candidato premier, chiaramente, no? Giuseppe Conte. Quindi ancora una volta continuate su questa battaglia, provate a far sì che gli altri si adeguino a voi, insomma. Sì, e poi voglio dire, nel frattempo tutto si evolve, quindi io non so da qui ai prossimi 5 anni, ai prossimi 10 anni, quello
quello che potrà essere. Tra l'altro, il presidente Conte, lo stiamo vedendo anche dai sondaggi, il movimento che come sempre veniva descritto con percentuale al di sotto del 10%, oggi viene dato dal 13%, quindi io mi auguro che da qui al 25 di settembre possa continuare questa ascesa. Poi, tra l'altro, noi siciliani ci troviamo anche davanti a un altro obiettivo, che è quello delle regionali, quindi cioè, forse è la volta buona, perché a questo punto abbiamo la possibilità noi siciliani di scegliere il futuro della nostra isola, della nostra terra, ma anche del nostro paese, e quindi questo diventa un voto di fondamentale importanza. Dopodiché non possiamo più lamentarci, perché se scegliamo e sbagliamo, a quel punto diciamo il pasticcio è 13% che fatto. però secondo quelli che ne capiscono, fanno finta di capirne, è soprattutto incentrato sul Mezzogiorno d'Italia, Sicilia zoccolo duro ancora dal Movimento 5 Stelle, insomma tutto il sud continua a guardare con affetto, con speranza, diciamo così, al Movimento 5 Stelle, dalle parti insomma del centro-nord invece, così dicono, si arranca un po' come Allora, movimento qui politico. bisogna fare un ragionamento Facciamolo. un poco più approfondito. Allora, in questo momento il dato che è sconfortante per tutti quanti è quello che la metà del popolo italiano non va più a votare, a qualsiasi Esattamente. livello, comunale, regionale o nazionale o europeo. A quel punto l'obiettivo deve essere quello di far andare nuovamente la gente a votare. E se tu immagini un 10-15% di queste persone che non andavano più a votare decidono di ritornare e andare ad esprimere la propria preferenza, allora credo che lì gli equilibri si possono rompere, perché i grandi comitati di affari che in questo paese esistono spiegano il perché alcune forze politiche, pur non avendo fatto nulla di costruttivo in questo paese, magari oggi si ritrovano con percentuali che vanno anche oltre il 20%, perché dico, è spiegabile come Fratelli d'Italia possa raggiungere queste percentuali, perché mi guarderei indietro negli ultimi 5 anni per capire, scusatemi, cosa hanno fatto? Assolutamente nulla. E allora lì capisci che ci sono dei comitati di interessi per cui alcune sacche di voti si spostano da una forza politica all'altra come se nulla fosse. Il Movimento 5 Stelle perde perché nasce come una forza politica antisistema. Nel momento in cui siamo andati al governo e ci siamo confrontati con il fare, è chiaro che perdi anche dal punto di vista del voto di opinione. Ma oggi stiamo cercando di comunicare meglio, stiamo cercando di far capire che rispetto al programma di 5 anni fa, forse l'errore del Movimento 5 Stelle è stato quello di aver fatto troppo e comunicato male, perché il 70-80% di quel programma elettorale, di quel progetto politico è stato realizzato in Parlamento. Allora, rispetto a questo, io credo che anche un'informazione, naturalmente non mi riferisco all'informazione locale che è altra cosa, ma un'informazione insomma nazionale tende sempre ad orientare verso in un certo modo diciamo l'informazione stessa. Quindi io mi auguro che il Movimento 5 Stelle possa crescere rispetto a questo. Abbiamo visto anche l'accordo col PD come è saltato e qual è la motivazione, cioè è inutile che si vengano a raccontare la caduta del governo Draghi, perché Draghi se ne voleva andare, dico, ha trovato in tutti i modi, ha cercato in tutti i La modi via di di fuga trovare pulita. sì, l'incidente parlamentare per poter andare via. È chiaro che siamo scomodi e anche in questi giorni il presidente Giuseppe Conte l'ha ribadito più volte. Siamo una forza politica scomoda ed ecco perché rispetto a questo anche un accordo, dico, che nei fatti stava funzionando, soprattutto a livello centrale a Roma. Io lo posso dire con esperienza diretta che il rapporto con i colleghi è stato un rapporto insomma, importante, un rapporto che poteva consentire di programmare anche per il futuro un qualcosa di diverso. Ma nel momento in cui vedi che una forza progressista come dovrebbe essere il PD all'interno del proprio programma ha tutt'altro, o nel momento in cui il PD dice noi porteremo avanti l'agenda di Draghi. Ebbene, la domanda che noi abbiamo fatto è semplice: cosa c'è scritto su questa agenda di Draghi? Non è dato saperlo ad oggi. E vedo che stanno anche abbandonando piano piano questa linea. Quindi, rispetto a questo, noi sui temi e sui contenuti saremo in maniera leale in Parlamento e gli italiani diranno con quali numeri a confrontarci. Ma sempre con la stessa missione, difendere gli interessi dei cittadini Senti, il italiani. zoccolo duro ancora della proposta elettorale, o meglio di governo, è il mantenimento,
cambiandolo leggermente da quello che ho capito, del reddito di cittadinanza. Lo scontro principale per ora tra chi lo vuole e chi non lo vuole verte proprio su questo sistema di sostentamento, insomma, agli italiani. Allora, noi abbiamo fatto il reddito di cittadinanza. Questo reddito di cittadinanza è stato di fondamentale importanza nel momento della pandemia, ricordiamocelo. Senza il reddito di cittadinanza questo paese non sarebbe rimasto a galla come è stato. È chiaro che il reddito di cittadinanza va migliorato in diversi aspetti e noi ci siamo resi disponibili a sederci ad un tavolo e ragionare su quali aspetti migliorare. Questa cosa non è stata fatta, ci siamo trovati davanti con forze politiche che dicevano e dicono addirittura, volevano raccogliere delle firme, poi non so che fine ha fatto il referendum di Renzi, è scomparso, come spero che scompaia pure lui politicamente. Allora, rispetto a questo, noi crediamo fermamente che il reddito di cittadinanza debba esserci in questo paese, crediamo che vada migliorato soprattutto dal punto di vista delle offerte del lavoro, nel senso che il percettore del reddito di cittadinanza non può rimanere 18 mesi a casa senza far nulla, attendendo una proposta che poi non arriva. Quindi sui centri per l'impiego è lì che bisogna investire. Ma il cortocircuito, Nicola, è nato nel momento in cui i centri per l'impiego dipendono dalla regione. Allora lì si è scatenato un antagonismo anche politico rispetto al fatto che questa legge l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, quindi dobbiamo ostacolarla. Quindi non si è voluto intervenire all'interno delle proprie capacità di poter, ecco, modificare, poter attuare quello che la legge dice. I PUC, che non sono altro dei piani di inserimento per i percettori di reddito di cittadinanza, che devono donare alla comunità un certo numero di ore, 8-10 ore. Ora, significa che i comuni potrebbero prendere questa forza lavoro e impiegarla nei propri territori. Qualcuno ha iniziato a farlo. Qualcuno l'ha fatto. Io, ecco, non è che guardo qualcuno che l'ha fatto, perché qualcuno che l'ha fatto non ha fatto altro che rispettare la legge. Mi chiedo oggi perché alcuni comuni, e tra questo c'è anche il comune dove vivo, che è Trapani, che non li ha fatti. E allora, questo alimenta quel racconto che il percettore del reddito di cittadinanza sia una persona poco per bene. Allora io, rispetto a questo concetto, continuerò a fare le barricate in ogni dove, perché io conosco decine e decine e decine di persone per bene in difficoltà che grazie al reddito di cittadinanza hanno mantenuto la dignità che uno Stato democratico come quello italiano deve dare ad ogni suo cittadino. Ma intanto anche gli imprenditori, soprattutto nel campo della ristorazione, della recettività, del turismo in generale, lamentano il fatto che non trovano personale per colpa, molti dicono, del reddito di cittadinanza. Io l'ho contestata in una trasmissione questa visione. Mi pare che lì, diciamo, questa cosa è un po' anomala, no? Perché io ho avuto anche degli imprenditori che mi hanno detto: Maurizio, guarda, non funziona, io non riesco a trovare. Beh, magari poi gli ho fatto la domanda, scusami, ma cioè, non riesco a capire. Cioè, un percettore di reddito, nella migliore delle ipotesi, quindi aveva zero, percepisce 740 euro al mese. Mi spieghi perché davanti ad un'offerta di lavoro, non so, di 1.300-1.400 euro, quello che può essere un contratto di un ragazzo, di una ragazza che lavora in un bar, dovrebbe rifiutarla? Allora, non lo so, cioè, questa dovremmo chiederla agli imprenditori, ma siamo certi che quell'offerta sia così? Nel momento in cui ho detto, scusami, facciamo una cosa, perché se ti sei trovato davanti a un furbetto italiano che vuole fregare il prossimo percependo impropriamente il reddito di cittadinanza, fai una cosa, formalizza quell'offerta di lavoro per iscritto, dopodiché comunicalo al centro di lavoro, c'è il signor Nicola Baldarotta, percettore del reddito di cittadinanza, al quale ho offerto questo lavoro qui e l'ha rifiutato, in modo tale che si possa segnare quel rifiuto del lavoro, e altre quella persona non prenderà più il reddito di cittadinanza. Davanti a questa cosa, ah sì, ma io che fare, no? E poi mi metto contro la gente. Allora, spessissimo le risposte sono state queste, quindi delle cose due: o quell'imprenditore è lui la persona furbetta che magari gli dà la busta paga da 1.300-1.400 euro e poi gliene mette in tasca 700 euro, l'altra la deve ritornare indietro, o se no c'è dall'altra parte un furbetto, e i furbetti vanno sempre denunciati rispetto a questo. No, ma c'è una perché sarebbe è inspiegabile, c'è la terza opzione, che mi accontento di non lavorare per 700 euro. Sì, ma non è che dico di no. Allora, per quello dico che la legge deve funzionare meglio, e a quel punto un meccanismo automatico. Ma io mi permetto di dire a un senatore, insomma, che comunque farà politica anche dopo e quindi ha più di me rapporti con chi gestisce le leve del potere,
Dico, secondo me va cambiato un pochino il reddito, la fruizione del denaro attraverso il reddito di cittadinanza. Ci sarebbero, mi sento di dire, diverse opzioni. Una delle misure è quella del consentire il pagamento dell'affitto, 240, 280 euro, una cosa del genere, no? Anche se l'affitto è di più. Bene, si potrebbe fare, invece che dare i soldi direttamente sulla tessera, avviare una serie di convenzioni per cui direttamente lo Stato ti paga la bolletta della luce e quindi tu non mani i soldi, direttamente lo Stato ti paga l'affitto. Nicola, allora tutto si può modificare. Alla fine hai in mano 100-200 euro e forse ti conviene Nicola, andare a lavorare. Tutto si può modificare, ma io rifuto il concetto che il percettore di reddito di cittadinanza sia un disonesto, per cui non deve maneggiare soldi, perché se c'ha 700 euro anche se ne va a comprare gratta vinci, è tutta la gente anche così. Questi, no, allora, non è, ma scusami, ti faccio un esempio, ma se in Italia si fa una rapina in banca, ma c'è qualcuno che chiede che vanno chiuse tutte le banche per evitare che vengano fatte le rapine? No, tu vai a prendere il rapinatore e lo porti in galera, e così va fatto nel reddito di cittadinanza. Allora, che vada migliorato, sicuramente non c'è dubbio, ma io in questo paese vorrei parlare di altro, vorrei parlare della corruzione, e quello è il vero problema, mica è il reddito di cittadinanza. Prego, parliamo. Non è che rispetto a questo, cioè, allora, che io veda delle persone che hanno pagato anche alla giustizia, no? Un debito perché hanno commesso un reato, un crimine, qualcosa, e dopo qualche anno aver pagato loro si ritornano a fare politica come se gliel'avesse scritto il medico. E io rivedo le persone che dicono: ah, ma sai, ma magari sto parlando di tutto cuffaro. Sì, l'ho capito. Cioè, rispetto a questo, io dico, sulla questione morale di questo paese, allora lì bisogna intervenire. Il Movimento 5 Stelle su quello stava intervenendo. Senatore, però noi dobbiamo, dico, non lungi da me, insomma, prendere difesa di nessuno, lo faccio ogni tanto, ma in questo caso mi sento dire, per la mia obiettività, quello che penso. Dico, lo Stato italiano, la Costituzione italiana ci consentono, se non siamo interdetti perennemente ai pubblici uffici, di ritornare Scusami, la questione morale va oltre le leggi e va oltre quello che una Costituzione può scrivere. E l'opportunità di fare una cosa va oltre le leggi, e mi pare che c'era qualcuno che diceva: non dobbiamo aspettare i processi per dire di no a qualcosa, no? Mi pare che qualcuno sta cosa là. Allora, rispetto a questo io credo che un dibattito serio vada aperto, e dobbiamo chiederci perché oggi nel 2022 forze politiche ormai scomparse, personaggi politici che hanno vissuto e campato solo di politica alle spalle della collettività, oggi sono ritornate in sella anche in questo territorio con giovani rampolli che decidono di candidarsi in vecchissime forze politiche. Dobbiamo chiederci qual è il sistema e qual è la motivazione, perché hanno fatto bene? No, perché se queste forze politiche avessero fatto bene il loro lavoro, altre forze politiche come il Movimento 5 Stelle non sarebbero nate, non ci sarebbe stata quell'esigenza. Allora, rispetto a questo, spero che i cittadini in maniera consapevole quel voto lo vadano a dare veramente in maniera ponderata, perché qui rischiamo davvero tanto con questa tornata. A proposito di rischiare, noi stiamo andando in onda dalle 21 in poi, alle 20, come sapete, insomma, si è chiusa la trattativa per le candidature nelle posizioni utili, non utili, eccetera, eccetera. Dalle nostre parti, praticamente siamo ancora una volta a terra di conquista, senatore, dal nord vengono a mettere. Allora lì bisogna fare un ragionamento sulla legge elettorale, che sicuramente... Aspetta, però non è che te la scansi, perché il primo è Giuseppe Conte, che è nel collegio Sicilia 1, no? Quindi nella parte orientale. Sono onorato e credo che tutti i cittadini debbano essere onorati di questa cosa, che in una circoscrizione ci sia Giuseppe Conte come primo candidato, credo che sia... anzi, testimonianza di attenzione verso il territorio, e per dire: io ci metto la faccia anche qua, anche in questo territorio. È chiaro che una legge elettorale... Avesse scelto solo la Sicilia, ma è in 4-5 circoscrizioni. Allora, questo sta parlando su un discorso di opportunità, credo, perché la legge lo permette. Certo, e quindi tu fai una volta mi metti davanti la Costituzione e la legge, e dall'altra volta... è una deformazione, dal mio punto di vista. Non è che il problema di questo territorio è stata la candidatura di Conte. Anche perché voglio tranquillizzare tutti, sicuramente quel seggio scatterà, Conte rinuncerà e sale una persona del territorio. Il problema è la legge elettorale, con delle circoscrizioni molto grandi, e quindi è chiaro che a volte alcuni territori possono essere penalizzati.
In questi 10 anni mi pare che questo territorio è stato rappresentato e anche in precedenza lo era rappresentato. Quindi, nonostante con questa legge qui, ne sono rimasti fuori altri territori. Motivo per cui dico, non ci sarà qui direttamente in città magari un rappresentante, ma ci sarà in provincia, ci sarà nel territorio di cui fa parte la circoscrizione. E poi sarà un'azione che tutti noi cittadini dovremmo fare di pressione sana nei confronti del parlamentare che rappresenta anche questa parte di territorio nel cercare di portare in Parlamento le istanze che ci riguardano. Quindi io non ne farei Il un discorso potere vittimistico, perché è chiaro che logora chi non ce l'ha, condividi ora che da breve non farai più parte del Parlamento. No, se, non parlo di te, no, parlo. logora chi per forza deve avercelo. Cioè, dico, io credo Ci che vorrà, ci è un vorrà. discorso di squadra, no? È come quando giochi a calcio, non è puoi giocare Cosa a hai visto? calcio fino a 50 Senatore, anni. cosa hai visto in quest'ultimo 20 giorni, insomma, lì di trattative in Parlamento, alla Camera, al Senato, di persone che hanno fatto di tutto per essere candidati nelle posizioni utili, nei collegi utili. Sono sincero, ho visto delle cose che non mi sono assolutamente piaciute. Con questo non voglio dire che le ho viste necessariamente altrove, perché anche all'interno della mia forza politica ho visto delle cose che non mi sono piaciute, ma credo che sia naturale, perché poi magari non sono piaciute a me, invece è la normalità delle cose. Ho visto il mio telefono squillare, come se fosse impazzito. Ti stanno offerte di Come se tutto. fosse impazzito. No, alcuni per sbaglio ho risposto, perché poi magari quando non riescono direttamente pigliano il gancio. Quindi qualcuno magari, cioè, ho risposto ingenuamente e poi mi sono trovato, ecco, magari una cosa, dicono forse ho sbagliato numero, perché insomma non sono la persona proprio più adatta, perché non mi interessa. Perché davvero credo che se fai la politica Quindi hai è la. ricevuto profferte proprio, no, di candidature. Ma com'è pensabile? Com'è pensabile? Com'è naturale? In un certo tipo di ambiente, sarò atipico io, ma dico, mi sono anche un po' offeso in alcuni casi, perché dico, ma scusami, ma ti ho dato questa impressione, allora significa che ho sbagliato qualcosa anche nel mio modo di propormi. Se sono venuti a chiedere questa cosa, però disperati dovevano essere, perché appunto finora No, non non avevi lo so dato. se sono disperati, perché comunque è una persona che ha fatto politica attiva all'interno delle istituzioni, e poi sai, bisogna vedere il tipo di lavoro che hai fatto. Anche dentro i palazzi. Io diciamo che ho fatto Ma un'esperienza. lo dicevo non per sminuire il tuo impegno, ma per dire hai dimostrato almeno fino ad oggi Ma non di so se è essere una questione. coerente. No, Se ma vengono a chiederti, guarda, passa con me, quindi Nicola, o non ti hanno forse capito o hai perché. trasmesso male tu il messaggio e No, sono ma forse disperati perché loro. sono abituati a fare così, perché per loro è normale fare così. Io non voglio nemmeno Non mi essere sento di escludere questa visione. troppo cattivo nei confronti di nessuno. Però ripeto, a me questo non piace, quindi io mi auguro che il paese che ne verrà fuori, o la rappresentanza di questo paese che ne verrà fuori 25 settembre, sia quello di un paese che sia il più coerente Condividi il possibile con fatto le che idee non che ha ci sarà un fatto. governo stabile, come non tutti, ma la gran parte degli analisti stanno dicendo, quindi ci sarà una fotocopia in un certo senso, come numeri, no? Rispetto a 5 anni fa. Alla fine bisognerà trovare il Draghi di turno. Sì, diciamo che Centrodestra le dice che preferenze vinceranno, sono, a che hanno il meno che, 60%, sì, ma 50%. 50% di chi andrà al voto. Ecco, quindi cioè, lì l'invito è alla gente, uscite di casa e andate a votare, magari con il rischio di sbagliare, però prendetevi questa responsabilità, se no ci sarà chi deciderà per voi. Ed è chiaro che se la metà degli italiani non va a votare, l'altra metà che è già organizzata in questo, vincerà sempre. Sì, e lì ci sarà una suddivisione che non sarà molto diversa, addirittura meno intensa rispetto al 2018, dove noi, il Movimento 5 Stelle, prese il 33%. Questa volta nessuna delle forze politiche arriverà a quelle percentuali. Quindi il pericolo è di avere un paese che sia difficilmente governabile. Non a caso nel nostro programma abbiamo anche messo quello della sfiducia costruttiva. Significa che prima di votare la sfiducia a un governo deve avere già la fiducia ad un nuovo governo. Ciò significa che alcuni personaggi tipo Renzi, che dall'oggi al domani decidono di fare il bello e il cattivo tempo all'interno del Parlamento, diciamo, avrebbero meno gioco facile rispetto a questo. O se no, Nicola, cioè, se noi ci guardiamo un po' attorno. E vediamo ad esempio la Svizzera si va a votare ogni 5 anni, non c'è la sfiducia per Costituzione, e quindi chi vince le elezioni va a governare. Io mi auguro, guarda,
Sento dire dai sondaggi che la destra vincerà queste elezioni. Io mi auguro di no, perché insomma non ho mai votato a destra e continuerò a non farlo, ma rispetto l'esito delle urne. Quindi io mi auguro che in questo paese chi vinca le elezioni possa governare per 5 anni, in modo tale che tra 5 anni possiamo avere tutti gli elementi per dire in maniera certa e precisa se quella forza politica o se quella coalizione ha fatto quello che ha promesso meno. Così dovrebbe funzionare, perché se ogni anno e mezzo i governi cambiano, si snatura anche la natura del voto che abbiamo fatto prima. Ora, in questi 5 anni, diciamo che di mezzo c'è stata una pandemia, di mezzo c'è stata una guerra, quindi diciamo che anche il famoso governo Draghi è stato un governo di necessità più che altro. Quindi mi auguro che ci possa essere questa continuità. Senti, quando mettiamo il cartello verde sia la nostra bella Italia? No, io quel cartello mi auguro che non venga messo mai. Naturalmente dipenderà molto da questo, quindi andate a vedere cosa dicono le forze politiche che oggi si candidano a governare il paese. Andate a vedere se sono disponibili a difendere il nostro paese rispetto ad una svendita di quelli che possono essere beni fondamentali. Non a caso io in questi 10 anni mi sono trovato anche molta gente locale qui di Trapani, nel momento in cui ho parlato di società di gestione unica aeroportuale in Sicilia, e quindi magari qualcuno pensava che ce l'avessi con o il dottore Ombra o con l'aeroporto di Trapani. Assolutamente no. La mia idea, ed è la mia idea anche oggi, è quella di avere un unico referente, e quelle società devono rimanere pubbliche, perché posti come la Sicilia e la mobilità deve essere un diritto per tutti e non può essere affidato a un privato. Quindi nel momento in cui sono arrivate le prime voci di privatizzazione, che non significa essere contrario al privato che entra nel pubblico, ma con percentuali che vadano al di sotto del 50%, quello sicuramente. Lì abbiamo fatto le barricate. Quindi io mi auguro che chi andrà a rappresentare questo paese possa fare le barricate rispetto a privatizzazioni che non fanno il bene del paese stesso. Va bene, facciamo una breve analisi politica, la fai tu nel senso, 5 Stelle, PD e comunque forse progressista assieme, insomma forse la musica sarebbe cambiata, alla fine si è scassato il giocato. Beh, sì, lì Ma l'abbiamo visto tutti. e forse ancora c'è Forse tempo, era siamo un'idea che da tempo. 25-26 qua per le regionali, forse si scassa pure in Sicilia, ora vediamo cosa mi dice il senatore. No, allora, che lì ci sia stata una presa di posizione precisa e netta, seppur legittima, da parte del PD nei confronti del Movimento 5 Stelle, è stata lampante. È arrivato a un certo punto e il PD ha detto no, assolutamente, con chi ha fatto cadere il governo Draghi, noi non possiamo programmare nulla per il futuro. Dicendo una prima cosa sbagliata, perché quel governo non è caduto per la scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto, non di votare contro, perché hanno votato contro la Lega, Forza Italia ed altre forze politiche. Personalmente mi ha colto un po' in contropiede, perché non mi ripeto, visto l'esperienza che avevamo fatto dentro il Parlamento positiva, non me la sarei aspettato. Quindi io sono abituato a parlare delle cose che possiamo fare. Sì, mi guardo ogni tanto indietro per vedere gli errori che sono stati commessi, in modo tale da non commetterli per il futuro. Io voglio guardare avanti. Ormai quella cosa è passata. Io non credo che oggi ci siano le condizioni di trovare, da parte del Movimento 5 Stelle, una mediazione che possa far pensare ad un'alleanza con il PD, quantomeno a livello nazionale. A livello regionale noi abbiamo fatto questo percorso insieme con le primarie, è stato votato un è stata votata una presidente, la Chennici, come coalizione. Noi abbiamo mantenuto fede a quell'accordo preso, l'abbiamo fatto fino a ora. Però è chiaro che vogliamo vederci chiaro, perché c'è anche lì una questione morale all'interno del PD, cosa che condivido. Cioè, la Chennici ha detto che persone che hanno processi in corso, che non devono entrare nelle liste. E allora, rispetto a queste cose fondamentali per quello che ci riguarda, le risposte devono essere nette. Se le risposte non sono nette, ma ci sono tentennamenti, dico, quando si parla di legalità, il discorso non deve mai iniziare con un se e con un ma. E mi pare che se e ma in questi giorni il PD siciliano
e ne abbia fatto. Nulla vogliano, ecco, gli attori anche nel territorio dei candidati o dei circoli del PD, che è chiaro, loro fanno politica magari nemmeno a loro piace. Quindi staremo a vedere nelle prossime ore. Senti, faccio un attimo un salto indietro sulle questioni nazionali, a proposito di candidature. Abbiamo l'irisino Barracco che è un quarto posto tra i supplenti, fondamentalmente non potrà mai, credo, insomma, a meno che non ci sia un'ecatombe, diventare appunto parlamentare nazionale. Lì ci aspettavamo qualche cosa, forse, insomma, un impegno maggiore, non so, cos'è successo? Scusatemi, io non riesco a capire, esplicitami meglio la domanda, Cioè, non riesco a allora facciamo comprenderla. così, Su cosa significa impegno maggiore, Nicola che cosa significa? Bandarotta, per esempio, riteneva, sbagliando certamente, che il senatore Santangelo potesse dire la sua in maniera dirompente, per dire guardate che ok, Barracco merita di essere in una posizione terzo, quarto, lì, da questo lato, non dall'altro lato dei supplenti. Invece, forse hai lasciato Nicola, andare le no, cose come allora, dovevano andare. ok, L'ho ho esplicitato compreso, meglio? sì, no, perdonami, ma No, 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 non hai. non era chiara, non avevo ben compreso. No, allora, la situazione è questa, non è che il nostro meccanismo di funzionamento del movimento, non è che il senatore di turno, il parlamentare di turno, il consigliere comunale di turno decide quello che va fatto, decide le Decide posizioni. no, ma possono Noi candidare. abbiamo un sistema che è Ci giusto o sono sistemi che sbagliato. fanno suonare campanelli in No, campagna allora, elettorale, giusto quindi un o senatore sbagliato deve che poter sia, noi dire. abbiamo un sistema che è quello di votare online. Quindi chiunque avanza la propria autocandidatura in rete viene votato. Il consigliere Barracco, persona che, dico, che stimo, non devo ribadirlo qui, un amico, ha ottenuto un risultato che secondo me è comunque lusinghiero. È un risultato importante, perché non dimentichiamoci mai il peso delle cose. Qui ormai, cioè, candidarsi al regionale, candidarsi al Parlamento è diventata quasi una cosa normale, deve essere così. Il Movimento 5 Stelle non funziona. Ora dovremmo andare a chiederci come mai un profilo come quello, ma ce ne sono anche altri. Io ho visto che so, la deputata, la Vita Martingiglio, uscente è arrivata terza nel listino. Allora, al netto della questione del secondo mandato, ma l'esperienza che noi abbiamo all'interno dovrebbe essere maggiormente, ecco, premiata. Allora, mi sarei aspettato che la nostra deputata uscente finisse in una posizione più alta. È poco meritocratico forse questo sistema delle parlamentari? Forse sì. Allora il problema sta là, perché curricula come quello di Barracco, come quello della Martingiglio, così per fare altri nomi, ma ti assicuro che ci sono altri profili molto, ma molto interessanti, non sono stati premiati. Allora significa che quel meccanismo da parte del Movimento 5 Stelle nel tempo deve essere ripensato e anche riformato, perché così si dà luogo a quello che noi non vogliamo, che sono alcune correnti, no? E ci sono alcuni risultati eclatanti dove il perfetto sconosciuto ti piglia più voti del deputato uscente. Allora, quella cosa sicuramente non è segnale di un buon funzionamento. E per cui ripeto, io sono molto contento invece che il consigliere Barracco, ma come altri, siano entrati anche come supplenti. Innanzitutto perché significa che persone per bene, con profili eccezionali, danno la disponibilità anche in questo territorio, con la giusta umiltà, a rappresentare il territorio. Credo che sia un qualcosa invece di importante da prendere in considerazione. Non è per forza, non devi vincere per forza. E poi noi vinciamo o perdiamo tutti quanti insieme. Non vince o perde Maurizio Santangelo, vince o perde il Movimento 5 Stelle. Io ho visto il percorso che il Movimento 5 Stelle, anche a livello provinciale, ha fatto in questo momento così delicato, dove tutti strillavano, tutti litigavano. È stato un momento di altissima democrazia, dove insieme ci siamo parlati, dove insieme ci sono stati anche momenti concitati e forti, però alla fine siamo usciti e saremo un unico blocco. È questo che nessuno è scappato, non è come quando si faceva da bambini, il pallone è il mio, lo prendo e me ne vado, è finita la partita. Non assolutamente. Quindi, diciamo, rispetto a questo, mi sarei augurato una posizione, insomma, diversa. Poi sai, anche con la riduzione dei parlamentari è davvero difficile, perché proprio le primissime posizioni ormai sono quelle ultime, ma non solo per il Movimento 5 Stelle, per tutte le forze politiche. Chinnici,
Hai accennato Armao, Schifani, De Luca e altri che mi perdonino, purtroppo, insomma, i numeri, io dico, sono minoritari. Questi sono i nostri candidati alla regione Sicilia, alla presidenza della regione siciliana. Allora, se guardiamo indietro non è che diciamo che c'era da gioire maggiormente, no? Poi ripeto, ad oggi, a stamattina, ad ora, a meno che non sono smentito da qualche Stiamo comunicato. registrando di mattina, sono le, e ve lo dico subito, le 11:11 precise in questo momento. Andiamo in onda alle 21, magari è cambiato tutto. No, Sarebbe ad riuscito. ora il candidato del Movimento 5 Stelle è la dottoressa Chinnici, cioè, su quello non c'è dubbio. Poi è chiaro che ci sono offerte così variegate e diverse, da chi è attaccato a certo tipo di politica, più tradizionale, definiamola così, utilizzando un eufemismo, alla Schifani maniera, a chi pensa magari di poter risolvere con un personaggio, insomma, fuori dagli schemi, come può essere De Luca, anche lì è un eufemismo, per dire fuori dagli schemi, se no un progetto che è più stabile, che può essere questo del Movimento 5 Stelle. Staremo a vedere, perché può essere che il Movimento 5 Stelle deciderà di andare anche da solo, e Tu quindi vedremo un in cuor tuo tu che attimino. auspichi? In cuor mio mi auguro che si facciano le scelte migliori, per la Sicilia, e la scelta migliore è quella non di andare per forza da soli, è quella di trovare il modo e la forma per riuscire a governare davvero l'isola. Io non voglio lasciarla più in mano a certi personaggi, e i nomi che tu hai detto non mi fanno gioire al netto della Chinnici, che io non ho votato alle primarie perché ho votato, insomma, la Barbara Floridia, è chiaro, ma che accetto lealmente, insomma, come risultato di quell'esercizio democratico. Anche lì ti chiedo un'analisi, no? Sicuramente avrai seguito, insomma, tutti questi giri che alcuni stanno facendo, l'UDC e l'ADC che diventano per questa elezione un unico partito, un'unica lista quantomeno, Turano che pare, insomma, possa candidarsi, sarà così con la Lega, Lalo Urto che cerca, insomma, tutto il contrario di tutto sta avvenendo. Sì, ma questa è la domanda iniziale: quanto costa la coerenza? Ecco, se uno, da un punto di vista politico, la coerenza, dimostra che va un po' come il vento, vedi una persona di questo territorio che magari pensa di candidarsi anche con la Lega. Cioè, credo che sia qualcosa proprio che vada contro natura, no? Lo dico da trapanese sta cosa. Credo che sia il motivo principale per cui la gente si sia davvero annoiata e scocciata e dice: sai, il 25 settembre che c'è, se la storia è questa, io forse Eppure non vado a votare. 10 anni si poteva cambiare la legge elettorale, in questi ultimi 5 certamente, Certo, non l'avete fatto. per cambiare una legge elettorale, serve una maggioranza in Parlamento. Quindi, qualcuno magari la proposta l'ha fatta, la maggioranza magari non l'ha discussa nemmeno quella proposta. Ma è così ovunque, ed è anche, insomma, il bello e il brutto della democrazia. È chiaro che mi sarei augurato un risultato diverso dall'ultimo governo regionale, pur non avendolo eletto. Così non è stato. Ma qui a pagarne le conseguenze siamo tutti quanti, quindi non è un discorso di appartenenza politica. Musumeci ha fatto male, la destra ha fatto male, e io che sono il grillino contro tutti e tutto, sono felice? Assolutamente no. Quindi mi auguro che stavolta anche in Sicilia si possa, ecco, votare un progetto serio con radice ben. Ho sentito di persone che fanno un voto magari ad un parlamentare e poi mi votano un altro presidente, ecco, così, che non c'entra nulla con l'altra persona che vota. Ecco, mi auguro che ci sia anche la coerenza di scegliere un progetto. Quindi se vado a votare Maurizio Santangelo, candidato per le regionali del Movimento 5 Stelle, e poi mi vai a votare a Schifani, c'è qualche problema, non è compatibile. Quindi o scegli Maurizio Santangelo o scegli A Schifani, meno che questo non voglio dire. reputi Schifani, per dire, l'abbiamo menzionato, un ottimo candidato al governo della Sicilia, e Sant'Angelo un ottimo candidato a rappresentare le istanze dei siciliani. Allora, il Allora a nodo quel di punto giugno sceglio consiste in uno o questo. l'altro, perché tu stai votando due che sono in opposizione, quindi non fanno il bene. Quindi nel momento in cui tu voti un presidente, voti un deputato che sarà Metti un oppositore all'opposizione, in grado di Nicola, guardiamo condurla. avanti con Andiamo avanti, ottimismo guardiamo e in maniera avanti con ottimismo. Guardiamo, costruttiva. sofismi questi sono, sofismi sono.
Sentimi, domanda banale, ma te la devo fare, mi farà piacere ascoltare in pochi minuti per piacere. Cominciare a snocciolare 10 anni di attività, perché ti sto chiedendo di che cosa sei davvero orgoglioso per il tuo personale impegno da senatore. Ma sono orgoglioso del fatto di aver vissuto quei palazzi nel modo più semplice possibile. Dal primo giorno che sono entrato in Senato, diciamo che quei posti non mi hanno fatto girare la testa. Mi ha fatto girare la testa l'enorme responsabilità che ho sentito e sento ancora, e sentirò fino all'insediamento del nuovo Parlamento sulle spalle. Ho fatto quello che fuori dai palazzi avevo sempre fatto, ho lavorato tantissimo, di più di quello che potessi pensare. Io spero e credo, perché la storia di questi 10 anni non miei, perché ho sempre lavorato in squadra, quindi io da solo valgo poco, ma la storia del lavoro che abbiamo fatto all'interno delle istituzioni possa venire fuori, perché ci sono tantissime cose che abbiamo realizzato. Anche come meccanismi di funzionamento dentro le istituzioni che poco magari possono interessare in questo momento difficile agli italiani. Ma se un Parlamento funziona meglio, si riesce meglio a legiferare, quindi significa che si riesce anche in maniera più veloce a poter migliorare le cose fuori da palazzo. Io mi sono occupato di regolamenti, sono stato 20 giorni fa relatore della modifica del regolamento del Senato. Considera che è uno degli atti più importanti, se non quello più importante. E lì ho cercato di mettere il più possibile di quello che a noi cittadini dà fastidio, che è quello di cercare di ridurre, limitare e penalizzare al massimo il cambio di casacca. Che è il tradimento, guarda, forse prima c'è quello della fidanzata e della moglie e poi c'è quello del politico che hai votato. Quindi lì sicuramente ci sono dei meccanismi che, ecco, che fare sì che sia meno interessante, meno conveniente, perché siamo intervenuti sulla parte economica. Guarda, poi io in questi anni. No, cioè significa che mentre prima, allora, un parlamentare che fa parte di un gruppo porta con sé una dote finanziaria al gruppo di circa 55.000 euro l'anno. Quindi io che prendo 10 parlamentari ho preso anche 550.000 euro in più nel funzionamento del gruppo. Secondo il Movimento 5 Stelle quella somma andava tolta. Non potevamo farlo perché probabilmente da un punto di vista dei profili di costituzionalità ci sarebbe stato qualche problema, ma l'abbiamo molto ridotto. Quindi significa il 50% rimane al gruppo di appartenenza, il 30% va al gruppo dove approda, il 20% va al risparmio per il Senato. Ecco, quello credo che sia un bel risultato. Ci sarà il gruppo dei non iscritti, perché siamo davvero stanchi di eleggere una persona, entra in Parlamento, lo stesso giorno che è entrata in Parlamento decide di andare in un altro gruppo, portandosi dietro tutto quello di cui abbiamo parlato ora. Ora invece, se tu cambi gruppo, a quel punto vai a finire nel gruppo dei non iscritti, così come anche nel Parlamento europeo, dove hai tutta una serie di meno possibilità. Non si è rappresentato nella conferenza dei capigruppo, puoi intervenire con tempi più circoscritti, quindi una serie di situazioni che renderanno difficile la vita dei voltagabbana, chiamiamoli col nome appropriato. Quindi questa è l'ultima, dopodiché io ho girato tutta l'Italia in questi 10 anni e ho visto le esigenze spessissimo comuni da nord a sud. Mi sono trovato a fare comizi da Monza a Pantelleria. Ti dico che spessissimo le esigenze erano le stesse. Ho visto negli occhi della gente la stessa voglia di desiderio di cambiamento. È chiaro che rispetto magari a quello che la gente si aspettava in questi 10 anni, forse non siamo riusciti in tutto, no? Però io, noi ce l'abbiamo messa tutta e Un continuiamo. po' di incompiuto, il 110% per esempio è un'altra incompiuta, non sta funzionando come si ipotizzava. Nicola, anche lì, però dobbiamo fare nome e cognome e dare le responsabilità.
Nel momento in cui il Movimento 5 Stelle crea questa nuova forma, che è il 110% che consente ai privati di poter efficientare la propria abitazione, non pagando nulla o poco. Rispetto a questo, il meccanismo che funziona, se proprio il Presidente del Consiglio Draghi comincia a dire sul superbonus non funziona perché ci sono state miliardi di truffe, e poi quella cosa è falsa. Questo qui va a mortificare quella misura, crea uno stato di tensione e di paura nelle imprese, Ma nelle intanto ci sono un persone. sacco di imprese che devono Ma noi stiamo riscattare lottando finora, Nicola, milioni di euro. anche ora stiamo lottando, anche ora stiamo lottando per questo, perché ed è messo anche nel nostro programma. Cioè queste misure devono diventare strutturali, ma lo sai perché? Perché quando dici, ma lo Stato ti fa fare casa tua gratis, non è una cosa giusta, perché lo Stato per chi ti deve dare questi soldi? No, non è così. Quel meccanismo è virtuoso perché lo Stato ha investito 30 miliardi, allo Stato sono tornati 144 miliardi. Cioè, perché tu naturalmente vai a fatturare tutto, c'hai l'IVA, c'hai le persone messe in regola, è un meccanismo virtuoso. Il problema è stato di trovare gli operai, ma non per il reddito di cittadinanza, no? Perché Il la problema richiesta è di il lavoro. cassetto fiscale, adesso è diventato per le Eh imprese, oggettivamente, sì, ma è anche. chiaro, è chiaro. Poi è pure vero che uno Stato che si basa quasi esclusivamente, insomma, su un sistema bancario che non è dello Stato, ecco, è lì che il meccanismo un po' Va bene, si chiudiamo. Hai inceppa. visto entrato il nostro capo tecnico Pino Avaro che ci ha dato 5 minuti, un paio che abbiamo già utilizzati, però qualcuno, io, qualche minuto evidentemente me lo prendo, in più sforo, perché l'argomento di cui voglio far parlare il senatore Santangelo esula dalla politica, anche se parte, diciamo, dalla politica, ma soprattutto ha origine nel cuore, grande in questo caso, del qui presente senatore Maurizio Santangelo. Sapete benissimo che durante la, beh, subito i primi, dopo un po', insomma, i primi mesi di guerra tra la Russia e l'Ucraina, ci fu la necessità di far arrivare, insomma, in Italia e in altre parti d'Europa dei bambini dagli orfanotrofi della Ucraina. Senatore Santangelo, con altri colleghi parlamentari, si è occupato proprio di organizzare, appunto, una specie di esodo positivo, diciamo, di questi bambini per aiutarli. 60 circa, se non ricordo male, sono arrivati, 61. 61 in Sicilia, alcuni sono stati sistemati nella Sicilia orientale, insomma in vari posti della Sicilia, un bel po' da queste parti. Negli anni però il senatore Santangelo ha avviato sempre con l'Ucraina una pratica per un affido di una bambina. Anche se sono cose private, ma tanto Sì, ce l'ho Nicola, qua, sono davanti, quando lui dice no, non ne voglio parlare, ci fermiamo. Quindi io No, invece. ne parlo perché credo che sia giusto anche raccontare ogni tanto qualche bella storia. Esattamente, per Ed è questo la mi storia che permetto, non per riguarda. voler inserirmi nelle Sì, questioni no, ma dico, private. chi mi conosce sa come sono molto riservato io per quanto riguarda gli E chi affetti. mi conosce sa che sono sempre educato, quindi. Sì, no, no, credo che sia giusto parlarne. Anzi, lancio questa cosa perché diciamo questa storia va raccontata, soprattutto ai trapanesi, va raccontata nel modo migliore. Per raccontarla nel modo migliore, tutti gli attori protagonisti dovrebbero aver parola. Quindi mi auguro che Ne Telesud farò una possa testimonianza, farsi carico di questo, certo. perché questa storia va raccontata anche con le parole del vescovo, va raccontata anche col direttore, con le parole del direttore della Caritas. Mommo Marcantonio va raccontata anche con le parole di Suor Teresina, che è diciamo l'anima dell'incoronata. Questi bambini che sono arrivati in Sicilia stanno tutti bene, stanno crescendo perché sono molto, molto piccoli. Cominciano a parlare italiano, è l'unica cosa di cui hanno bisogno, tantissimo affetto, quell'affetto che al netto dell'accoglienza soltanto le famiglie possono dare. Quindi io mi auguro che nel futuro di questi bambini possa esserci la massima serenità e possono trovare insomma delle famiglie che possono garantirgli quel futuro che serve. Questa storia nasce in maniera incredibile da una scelta fatta dalla mia famiglia. Io ho due figli biologici. Abbiamo deciso tutti quanti insieme come si fa
da buon grillino, ti dico, abbiamo pure messo i voti una sera dopo cena. Una questione di formazione, dai. Sì, no, ma così, guarda che se non si vota le cose non si decidono a casa mia. Quindi dico, a parte la battuta, no, abbiamo deciso di allargare la famiglia. E abbiamo preso consapevolezza che forse un'altra figura femminile potesse, ecco, dare maggiore equilibrio agli equilibri familiari. E così abbiamo avviato questa procedura per un'adozione, non per un affido. Il destino ha voluto che la nazione che abbiamo scelto è stata l'Ucraina, in un momento in cui la guerra, diciamo, Non c'era. non c'era assolutamente, non era manco nemmeno all'orizzonte. Noi siamo stati lo scorso luglio con tutta la mia famiglia a Kiev, Questo 2021, l'anno scorso. 2021, per cercare di concludere la fase dell'adozione di una bambina della quale sapevo solo il nome e la data di nascita. Avevo visto una foto, niente di più. Mi ero rifiutato naturalmente di andare in orfanotrofio a trovarla per evitare che, forse me la sentivo, che poi magari nascesse qualche problema e magari potesse vivere quella cosa come un ulteriore momento drammatico di abbandono. Niente, non si è concretizzata ad aprile, dovevamo ritornare a dicembre. A dicembre c'è stato un altro problema burocratico. Per cui saremmo dovuti andare, ormai era deciso, ad aprile del 2022. I primi di febbraio mi rendo conto che la situazione stava precipitando in Ucraina. Ci tengo a dire che io il percorso l'ho fatto da cittadino italiano, non da senatore della Repubblica. Quindi ho, quando possibile, omesso la mia carica. Mi sono reso conto, e ci siamo resi conto con tutta la mia famiglia, della difficoltà che tutte le famiglie incontrano per poter fare una procedura di questo tipo. Ho presentato una riforma sulla legge delle adozioni che stava andando in discussione, con la caduta del governo l'ho bloccata. Mi auguro che la prossima legislatura venga portata avanti. Ho chiesto una mano d'aiuto proprio agli ucraini. Sono andato dall'ambasciatore ucraino a Roma, ho raccontato la mia storia, chiedendo, nel rispetto della legge ucraina, se fosse possibile anticipare quell'incontro. Loro hanno preso a cuore la cosa, ci hanno tentato, poi è scoppiata la guerra. A quel punto, non abbiamo saputo più nulla, della nostra bambina e di Come si tutti gli chiama la altri bambina? bambini, Anastasia. E quindi è stata una ricerca, contro il tempo, contro tutto e tutti, e dove, la parte ufficiale, quindi gli ambasciatori. Ministero degli L'evento Esteri, si Ucraina, svilupperà in queste tre non riusciva giorni. a trovare quelle informazioni. Poi non lo so, io non so da chi sono stato guidato in questa storia. Arrivato ad un certo punto siamo riusciti a trovare la persona giusta che aveva la chiave per aprire quella porta e siamo riusciti poi, insomma, a fare questo colloquio con la vice presidente della regione di Leopoli, che inizialmente ci aveva dato la disponibilità a portare in Italia 11 bambini, la sera dopo sono diventati 20, l'indomani ancora sono diventati 63. Significa che il colloquio era andato molto, molto bene. Da questo poi l'aiuto preziosissimo della Papa Giovanni XXIII, che prima ho dimenticato, fondamentale perché loro si sono resi disponibili sul campo a organizzare tutto, hanno preso la responsabilità firmando questo accordo con gli ucraini. Dopodiché il problema più grosso che mi sono trovato davanti, perché il giovedì io ottengo le autorizzazioni da parte del governo ucraino ed è il primo gruppo che è uscito con quelle autorizzazioni. Ho fatto l'interfaccia, ho fatto da rete con il governo italiano. Serviva il mezzo per portarli, quindi un aereo. Io non sapevo quanto costasse un aereo, circa 60.000 euro. A quel punto ci mancavano 60.000 euro che io naturalmente non avevo. Ho chiesto agli amici, gli amici sono stati quelli del Movimento 5 Stelle, ma lo dico non per far parte politica, perché noi veramente abbiamo quel fondo delle restituzioni. Il presidente Conte ha immediatamente capito la cosa, nel giro di 2 giorni abbiamo bonificato alla Papa Giovanni XXIII, che si era resa disponibile ad accettare quelle somme, e siamo riusciti a fare questo volo all'Italia, insomma, con ITA, che è arrivato a Trapani. Quindi ripeto, i bambini, che ormai io sento tutti. Ormai l'ho presa come una missione. Io quando sono a Trapani,
Infatti molti trapanesi spesso insomma, mi vedono lì in altre veste, perché me le vado a spupazzare, me le vado, perché anche un gesto di affetto credo che valga molto più di tante altre cose più futili. Quindi i bambini stanno bene, da 20 giorni il Tribunale di Palermo, dei minori di Palermo, ha dato l'autorizzazione all'affido per 6 mesi di Anastasia. Mi auguro che siano prorogati Quindi ce e si l'avete in possa. famiglia proprio, a Sì, è casa. arrivata a casa e la cosa stessa è lei è arrivata a casa ed è come se fosse casa sua. Mi lasciano senza parole. Grazie. Grazie Chiudiamo così, non c'è altro da dire. È stata Res Publica, mi sembra un buon ritorno, soprattutto per questa parte finale. Arrivederci. a voi.